oltre 200 milioni di euro destinati agli investimenti per le imprese, piccole e medie imprese e gli enti locali siciliani. Va chiarito, credo che siamo la prima regione d'Italia, per quanto riguarda l'impiego del Fondo Sociale, mi si dice la prima d'Europa, che sta sottoscrivendo con la Banca Europea per gli investimenti e col dottor Scannapieco, che ne è, essendo italiano, ne è il vicepresidente, questi fondi, la costituzione di questi fondi, che si chiamano Jessica e Jeremy, sono acronimi di una formula lunga che vuol dire Jessica partecipare ad investimenti privati, anche con denaro pubblico, per imprese e iniziative che riguardano gli enti locali, che partono dalle città. Esempio, porto turistico, un porticciolo turistico nel quale il privato si finanzia la struttura per il rimessaggio, per il bar, per il ristorante, che certamente, trattandosi di un investimento privato, producono un utile. Il molo che non produce un utile, il piccolo molo, lo si finanzia con questo fondo Jessica. Ma l'iniziativa deve partire da un privato, il che vuol dire che essendoci, come dire, un capitale di rischio, è una selezione tra le tante cose che si possono fare che dimostra che ci fa essere certi che l'investimento produrrà nel tempo lavoro e benessere. Molto spesso invece, avendo finanziato o finanziando opere tutte con denaro pubblico, vediamo che queste restano inutilizzate, che falliscono, che non vanno avanti ed è un modo come un altro di sprecare denaro pubblico. Con Jeremy invece si danno garanzie e si prestano euro e milioni di euro sempre ad imprenditori privati che le devono restituire. Non lo facciamo perché queste risorse, più di 200 milioni, si sarebbero perse e si sarebbero disimpegnati per tornare in Europa. Non è così, perché sappiamo che l'Unione Europea, la Commissione Europea, anche se si fossero disimpegnati 200 milioni, ci avrebbe consentito di investirli sempre a noi nei prossimi anni. Lo facciamo perché ci crediamo, perché piuttosto che disperdere risorse, piuttosto che finanziare opere che molto spesso, ripeto, non hanno prodotto granché di buono, ecco, cominciamo a puntare sul finanziamento di imprese, di iniziative nelle quali il privato crede e che invece resteranno nel tempo. Un passo avanti verso la realizzazione della Banca del Sud. Con BEI intanto instauriamo un rapporto forte, è la Banca Europea degli Investimenti con la quale vogliamo costruire dei tavoli tecnici che ci possono servire per tante cose. Io credo molto nel fotovoltaico perché piuttosto che i grandi campi fotovoltaici realizzati da grandi gruppi, molto spesso non siciliani, che producono utili per loro e desertificano il nostro territorio, credo molto nell'investimento che le famiglie e gli imprenditori nostri, quindi piccolo taglio, nell'agricoltura, nell'artigianato, nel commercio, puntando sul fotovoltaico, non solo risparmiano sulla bolletta della luce, che vuol dire 2.000, 3.000, 5.000 a secondo euro in meno all'anno da spendere, quindi il reddito che cresce e il lavoro che si sviluppa, ma possono anche produrre un utile in più che non guasta per bilanci che sicuramente non sono dei bilanci forti. Che la Banca Europea di Investimenti ci dia una mano per garantire il prestito, che lo si possa fare con questi fondi o con altri sistemi che studieremo insieme, è una cosa molto utile e molto importante per la Sicilia. Ecco perché, nonostante il maltempo e l'atterraggio un poco periglioso, abbiamo voluto partecipare a questa firma perché si tratta anche, al di là del contenuto degli atti, dell'avvio di una collaborazione forte che dovrà durare nel tempo e mi auguro produrre benefici per la nostra economia. Un'ultima battuta sulla Fiat Termini Imerese. C'è una posizione che lei ha condiviso. Chi non investe in sviluppo e taglia posti di lavoro non può avere incentivi dallo Stato. La condivide? Io condivido molto la difesa che sta facendo il ministro Scajola e che sta facendo, ho letto la dichiarazione di Raffaele Bonanni, che sta facendo Bonanni, mi auguro anche gli altri sindacati e il governo per intero. Perché io non so quanto di investimento pubblico ci sia stato e di risorse investite su Termini Imerese da parte dello Stato e anche da parte della Regione. Credo che si tratterà di risorse cospicue.
Ora noi non vogliamo una fabbrica impostata assistenzialisticamente, per cui gli diamo 200 milioni e loro pagano stipendi magari per la metà in 2 anni e poi fra 2 anni siamo punto e da capo. Possiamo finanziare progetti di ricerca serie, abbiamo centinaia di milioni di euro dell'APQ Ricerca, investiamo in nanotecnologie, ricerca in quel campo, piuttosto che ad esempio perché la ST che sta lavorando in tal senso possa, perché no, lavorare appunto nella ricerca che riguarda il motore elettrico e investire perché la Fiat non porti i pezzi di macchina per montarli e poi riportarsi indietro la macchina montata, ma magari ci consenta di cominciare, diciamo, sin dall'inizio nella catena di produzione di una vettura, partire non so da che, dai blocchi di acciaio, e sostenendo l'investimento anche con risorse nostre in infrastrutture e in macchinari, in maniera tale che qui, perché no, per l'intero Mediterraneo ci sono le vie del mare delle quali si parla tanto, che possono consentirci di raggiungere a costi non altissimi la Tunisia piuttosto che la Libia. L'auto elettrica, perché no, una prospettiva di sviluppo in un contesto nel quale abbiamo buone università, una formazione professionale che può orientarsi ad esempio verso la produzione delle auto e di quanto gli gira attorno. Mi auguro che la Fiat giustamente pone esigenze di chiarezza, ma anche criteri e requisiti di uno sviluppo duraturo, ma questo lo vogliamo anche noi, da qui a quando presenterà il piano industriale il Presidente del Consiglio, che possa prevedere, noi siamo pronti a fare la nostra parte, come abbiamo detto, con l'assessore Venturi più volte, noi stessi, perché appunto la Fiat possa restare e svilupparsi per produrre anche per il nostro territorio, non solo per l'azienda, tra virgolette, torinese, utili e lavoro.